bello essere qua e soprattutto che bello che tanti comuni si sono incontrati, per fortuna, non succede quasi mai. E la storia siamo noi. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. E la storia siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali e tutti rubano alla stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto o dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. Siamo arrivati ad Albano, il corteo è partito da Genzano e ci siamo fermati in piazza San Pietro ad Albano, e con il corteo io cammino insieme e una impressione, abbiamo incontrato una carissima amica, una impressione su questo corteo, su questa giornata, sul 25 aprile. Beh, è una giornata molto importante perché vuol dire che la gente, il popolo si sta risvegliando da realtà che veramente ci circondano molto 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 tristi, e questo è un segnale molto forte. Io spero che tutti quanti prendano questo esempio di radunarsi in piazza, di non mollare assolutamente e far sì di stare uniti per i valori civili che ci riguardano molto da vicino. Mirtella Bargiacchi, una delle promotrici di questa manifestazione di oggi. Mirtella, che cosa significa questo 25 aprile? Allora, questo 25 aprile significa poter ritornare a quella che è la realtà del territorio. Non dimenticare, stiamo vivendo un periodo molto critico, molto particolare, molto pericoloso. Il fatto di esserci trovati qui oggi è una speranza e non deve finire qua, questo è soltanto l'inizio. Il CICARA sta qui da 26 anni e questo nuovo coordinamento ci dovrà stare per sempre. Non possiamo permetterci di metterci seduti, dobbiamo camminare, dobbiamo marciare, dobbiamo incontrarci. Secondo me il 25 aprile è un giorno molto importante per l'Italia, ma anche per la storia. Dal 25 aprile in poi è tutto cambiato, è diventato diverso, le cose si sono respirate in maniera diversa, più libera, più sì, è inizia proprio il percorso che poi arriverà alla democrazia, ed è proprio per questo che bisognerebbe ricordare. Ciao, sono Lorenzo e che dire, è stata una manifestazione fantastica. E per me il 25 aprile vuol dire proprio questo, vuol dire ricordare che cos'è la libertà, come ce la siamo guadagnata, ma soprattutto vuol dire guardare al futuro e sapere che è possibile un futuro migliore. E facendo parte del comitato che ha organizzato questa cosa non mi sarei mai aspettato così tanta gente, invece ha raggiunto così tanta cittadinanza e sono davvero felice e emozionato. E per me il 25 aprile è questo, è umanità, partecipazione e essere orgogliosi di essere italiani, essere orgogliosi di essere esseri umani. Noi siamo il coordinamento Restiamo Umani, un coordinamento che è nato mesi addietro da un gruppo di associazioni, da un gruppo di cittadini che man mano si è allargato piano piano ed ha realizzato insieme alla partecipazione di tutti quanti noi, sono più di 60 associazioni, un altro applauso forte perché è bellissimo ed emozionante. A Silvia Monachesi, alla quale va anche un grosso augurio di buon compleanno. Vieni Silvia.
benvenuti a tutti. Io penso che non ci sia un giorno migliore per nascere e un modo migliore di quello di oggi per festeggiare un compleanno. È veramente un piacere accogliervi qui e ringrazio da parte di tutta la comunità di Castel Gandolfo e ringrazio veramente il coordinamento Io Cammino Insieme, perché ha fatto qualcosa di meraviglioso, di cui c'era veramente bisogno. Ha unito i comuni, ha unito le associazioni, ha unito i cittadini, ha ridato voce a un popolo che da troppo tempo non parlava, quindi io credo che come me ognuno di noi oggi ha una grande gioia nel cuore. Io pure sarò di poche parole, dico che siamo qui per ricordare, per ringraziare e per testimoniare. Ringraziare il sacrificio, la lotta, sì delle forze armate, ma delle tante persone come noi, come i nostri figli, come i nostri fratelli, che 74 anni fa si sono uniti e hanno lottato per ridare la libertà al nostro paese, questo paese di cui oggi ho l'onore di indossare la fascia che lo rappresenta. E grazie a loro noi oggi siamo un popolo libero. Ringraziare voi per questo grande lavoro, ma soprattutto testimoniare, e nel senso di prendere il testimone da queste persone e difendere oggi noi la libertà, la solidarietà, la fraternità, tutto quello che rende un uomo davvero un uomo, perché ci stiamo davvero disumanizzando. Quindi il messaggio di questa giornata è questa: prendiamo noi il testimone dai nostri fratelli di 74 anni fa e camminiamo insieme per ridare la libertà vera al popolo oggi. Grazie a tutti e buon 25 aprile. Olivia Silvestri dell'associazione Fabbrica Albano, che interverrà sui fatti di Riace. Ciao a tutti. Allora, io vorrei iniziare questo brevissimo discorso con le parole di padre Alex Zanotelli, dal suo libro Prima che gridino le pietre. Sono convinto che questo flusso che proviene da paesi poveri è anche portatore di nuova energia. Bisognerebbe approfittarne. Facciamo l'esempio di alcune località in Italia, paesi sperduti, montani, abbandonati, da dove i giovani se ne vanno. Perché non possono essere ripopolati dai migranti? Accade a Riace, in Calabria ad esempio. Cosa è successo a Riace? Beh, nel 97 a Badolato, provincia di Catanzaro, sbarcò la nave Ararat con 800 curdi a bordo. Si tentò una prima accoglienza in 20 casi di quel paese. Mimmo Lucano, che oggi è sindaco di Riace, era tra i volontari della Costa Ionica, che sostennero il tentativo. L'anno dopo arrivò un'altra nave di curdi e Mimmo ripropose quell'esperienza a Riace. Con tempo quel modello si è strutturato, le case vuote o sfitte sono tornate abitate, il paese è tornato a vivere. Ciò che altrove è percepito come un problema a Riace è divenuto una risorsa. I migranti hanno permesso di vincere lo spopolamento, tenere aperta la scuola che altrimenti senza alunni sarebbe stata chiusa. Mahmoud, presidente del CIGAR, che ci racconterà la sua storia. Mahmoud, quando abbiamo parlato con Mahmoud, lui ha sottolineato più volte la parola integrazione, credo che si soffermerà oggi su questo. Un forte applauso, grazie. Grazie a tutti. Vi volevo ricordare di coprirvi, perché se no vi abbronzate, in questo paese non è permesso essere scure. Quindi, ok, va. Sì. Allora, vi volevo soltanto raccontare in breve la mia storia, una storia un po' complicata ma bellissima, perché nella sofferenza se trovi la tua strada diventa un percorso molto molto bello, nel senso che sono partito con tanta delusione di un problema che è successo nel mio paese. Ero nato sotto una rivoluzione di Thomas Sankara, non so se molti di voi conoscete Thomas Sankara chi è, e chi in pochissimi tempi ha cambiato le aspettative di un paese, da che eravamo nel buio totale, in meno di 4 anni a dare la speranza di vita a tutti i ragazzi, soprattutto noi sognatori della libertà, del poter osare pensare al nostro futuro. Perché questo era lo slogan di Thomas Sankara: osare pensare al futuro e inventare il futuro, che era bellissimo. Il paese è il Burkina Faso. E da lì, dall'oggi, dal giorno così all'improvviso, fu assassinato
perché era scomodo per l'Occidente, per i paesi che volevano sfruttare i nostri risorse. Padre Mario Longoni, presidente dell'associazione Il Mosaico, che ci riporterà l'esperienza nell'accoglienza di rifugiati arrivati con un corridoio umanitario dall'associazione Sant'Egidio, dalla comunità di Sant'Egidio. Grazie padre. Grazie a voi. Io brevemente voglio dire una cosa: per fare accoglienza ci vuole intelligenza e coraggio, quello che oggi non vedo nelle scelte che si stanno facendo. L'intelligenza per capire i fenomeni, per capire le situazioni, le condizioni, il coraggio per trovare delle soluzioni, giustamente come diceva il nostro amico, non istituzionali, ma quelle che funzionano. Il microfono Giovanni Sarzo, presidente della, come rappresentante della FOCSIV, che è una di quelle famose ONG, diciamo. Tieni Giovanni. Buongiorno. Buongiorno a ciascuno di noi, perché oggi è una giornata bellissima. Parlo in rappresentanza della FOCSIV, che è la Federazione degli Organismi Cristiani per il Volontariato Internazionale, e porto il saluto e la condivisione da parte della Presidenza Gianfranco Cattai delle 80 ONG famigerate che fanno parte della nostra federazione, anzi 81, e che sono presenti in 80 paesi di tutto il mondo e che hanno aperti i porti del cuore, dell'accoglienza, dell'interazione, della responsabilità vigilante, anche perché se non pratichiamo un'accoglienza su questi standard, forse cadrà su di noi il monito di Caino. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Mi raccomando, intanto diamo al microfono qui Noemi Zaron. Buongiorno e buona festa a tutti. Oggi più che mai è importante parlare di Mediterranea. Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile che collaborano per monitorare, testimoniare e denunciare cosa sta accadendo nel silenzio del Mediterraneo, abbandonato dalle ONG per la guerra contro la solidarietà, condotta da una retorica politica costituita intorno a delle inchieste senza nessun esito. Giovanni, Sergio, scusami, della comunità di Sant'Egidio, che ci racconterà l'esperienza della Scuola della Pace. Prego. Ma io voglio salutare tutti e dire che oggi è una giornata molto bella e sono molto contento, perché era un sogno questo, soprattutto come abbiamo detto un po' di tempo fa, di restare umani e non rimanere a guardare. E io voglio portare il saluto della comunità di Sant'Egidio, ma in realtà questo saluto è già arrivato attraverso il mio amico che ha parlato dell'esperienza dei corridoi umanitari. Io voglio dire solo qualcosa sull'esperienza delle scuole della pace, dove si incontrano bambini e giovani in momento di sostegno scolastico e di gioco insieme. Chiara del gruppo scout Genzano 2 ci leggerà un messaggio delle Aquile Randagge. Prego. Il 9 aprile 1928 il Consiglio dei Ministri emana il decreto 696, firmato dal capo del governo Mussolini e dal re, con il quale viene dichiarato soppresso lo scautismo. Ma a Milano e Monza alcuni capi sono decisi a serbare fede alla promessa. Nello stesso giorno in cui le fiamme dei reparti milanesi vengono deposte sull'altare dell'arcivescovado, sulla fiamma del Milano 2 viene pronunciata una promessa. Il capo reparto Giulio Uccellini, noto come Kelly, pronuncia queste parole: non è giusto e noi non lo accettiamo che ci venga impedito di vivere insieme secondo la nostra legge di lealtà, di libertà, di fraternità. Noi continueremo a fare del nostro meglio per crescere uomini onesti e cittadini preparati e responsabili. È l'inizio dello scautismo clandestino, che sorge con il preciso obiettivo di resistere un giorno in più della durata del fascismo. E Mirtella Bargiacchi, Mirtella credo che non ha bisogno di presentazioni. Mirtella è stata una di quelle persone che hanno voluto per primo la giornata di oggi. Mirtella, perché non mi faccio mai gli affari. Esatto, quindi tieni Mirtella. Non facendomi mai gli affari miei, è logico che poi ho veramente sperato che ci fosse questo giorno. Vi ringrazio tanto, veramente sono commossa. Allora, avete sentito parlare del CICAR? Il CICAR nasce nel 92
dopo la prima guerra civile in Somalia, un gruppo di associazioni diverse, veramente completamente sconosciute, si sono unite però per dare un supporto a questi profughi che erano stati lasciati lì ad Aprilia. Come allora è nato appunto il coordinamento, che vuol dire coordinamento Migrazione Castelli Romani, ed è un coordinamento apolitico, apartitico, aconfessionale. Questo ci ha permesso di superare tutti gli ostacoli, tant'è vero, sembrava un'utopia, no, oggi siamo qua ancora dopo 26 anni, quindi una cosa importante, non siamo né buoni né buonisti, siamo umani e vogliamo rimanere umani. Il pastore Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, concluderà appunto la giornata di oggi, questa serie di interventi, parlando della proposta di corridoio umanitario europeo. Vi porto il saluto delle comunità evangeliche dei Castelli Romani che hanno aderito a questa marcia, la comunità ecumenica di Albano e la comunità battista di Ariccia. I corridoi umanitari sono una iniziativa ecumenica, cioè comune a cattolici e protestanti, che è nata appunto dallo sforzo comune della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e dalla comunità di Sant'Egidio.